Tutelare la sicurezza e la salute sul lavoro. Un convegno della Wiltech ha fotografato la situazione nella zona industriale di Siracusa, ma non soltanto. Le morti bianche sono un sintomo di una realtà che chiede interventi di ristrutturazione e bonifica. Una zona industriale dove sembra che ci sia sempre un passo in più, bisogna capire se è un passo in più anche a vantaggio dei lavoratori. In questo caso si parla per esempio della possibile vendita ai russi. Vendita dei russi, che vorrebbero uscire dall'Italia. Noi pensiamo che se questo dovesse realizzarsi sarebbe un colpo serio al futuro della zona industriale e una destabilizzazione di tutto il territorio, per cui ci batteremo contro ipotesi di questo tipo. Abbiamo occasione di sentire direttamente i dirigenti della Lukoil, sia a livello locale sia nel mese di ottobre a livello nazionale. Chiederemo un incontro con il governo. Pensiamo che la zona industriale qua a Siracusa sia uno dei pezzi importanti del mantenimento di un profilo industriale del Mezzogiorno. Il discorso è generale, riguarda tutta l'Italia, ci sono delle zone dell'Italia dove il problema però è maggiormente acuito. Certo, abbiamo presentato anche oggi dei dati complessivi sugli infortuni e gli incidenti mortali. Purtroppo questo territorio, la Sicilia complessivamente, rappresenta una delle regioni più critiche, il quarto posto in termini negativi. Dobbiamo lavorare molto in termini di prevenzione, una tutela complessiva di salute e sicurezza, ma anche sull'ambiente. Territori come questo devono essere appunto gestiti in maniera complessiva con una importanza e un'attenzione fortissima sullo sviluppo sostenibile, salute, sicurezza, buona occupazione e buona tutela ambientale.